Buonasera, buonasera, brava gente, come state? Stasera vi porto su una strada che si chiama Via Veneto, che a Roma è molto famosa per la dolce vita, però qui c'è anche la chiesa dei Cappuccini, dove per anni ha abitato, nel periodo romano, un grande frate cappuccino, che tutti voi vi ricorderete sicuramente, Padre Mariano, Padre Mariano. Oggi ho saputo che stanno attivando la causa di beatificazione, apriranno un po' il processo. Credo sia una cosa straordinaria. È stato un uomo che ha sempre creduto nella comunicazione, brava gente, e allora ecco, l'ho voluto ricordare. Chissà quante volte Padre Mariano avrà camminato su questa strada, chissà quante volte avrà detto, questa mondanità. E allora, brava gente, buonasera, buonasera. Insieme vogliamo ascoltare il Vangelo, e prepararci a questo Natale, ormai alle porte, che bussa. Erocras, le antifone, vi ricordate? Le antifone maggiori, sarò domani. E condivido con voi questa pagina di Vangelo, brava gente. Vedete, questa è una strada dove a volte c'è molta ricchezza, e la vogliamo percorrere pensando anche ai poveri, perché Padre Mariano parlava ai semplici di cuore, scuoteva i cuori dei ricchi, e invitava non a fare carità, ma a vivere la carità, brava gente. E allora ascoltiamo. Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca, gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. E davvero, la mano del Signore era con lui. Questo tratto di Vangelo che ci riporta il ritorno di Zaccaria a casa. Sapete, Zaccaria aveva dubitato, il Signore lo fa tacere, lo fa diventare muto. Nel momento in cui nasce Giovanni, Zaccaria riavrà di nuovo la gioia del parlare. E allora le prime parole di un uomo che inizia a parlare è: benediceva lodando Dio, bellissimo, parlava benedicendo Dio. Ciascuno di noi è amato ed è chiamato ad amare, brava gente. Ciascuno di noi è invitato a riconoscere Gesù. Il Vangelo ci fa celebrare la nascita di Giovanni Battista, personaggio cruciale nel Nuovo Testamento. Con lui potremmo dire si apre il Nuovo Testamento. Nasce per amore e il suo compito è far comprendere il grande valore dell'amore. Ecco, io credo che in questa affermazione Giovanni nasce per amore di due vecchietti che si amavano, del miracolo di Dio. Vogliamo pregare stasera anche per chi non può avere un figlio, per chi desidera un figlio, brava gente. Sono molte le mamme o i papà che non possono avere un bambino. Io vorrei abbracciarle stasera, davvero tutti, tutte, tutti i papà e tutte le mamme che desiderano un bambino. È un controsenso dire tutti i papà che desiderano, perché tutti coloro che desiderano essere papà e tutti coloro che desiderano essere mamma. E comprendere che si nasce nell'amore, per amore, è il compito di ciascuno di noi
diventa comprendere e vivere il valore dell'amore. Nessuno di noi, brava gente, nessuno di noi è diverso da un altro agli occhi di Dio. Tutti siamo amati, tutti siamo chiamati a custodire la sua parola. Non dobbiamo guardare se siamo grandi o piccoli, belli o brutti, fertili o sterili. Pensiamo ad Elisabetta e a Zaccaria, alle umiliazioni che avevano ricevuto per tanti anni e quante speranze avevano messo nel chiedere un figlio, quante lacrime avevano consumato. Quella sterilità diventa fecondità, quell'umiliazione diventa fierezza, quell'attesa diventa compimento. I tempi nostri, ripetiamocelo sempre, brava gente, non sono i tempi di Dio. Così i tempi di Dio non sono i nostri, ma quando ci affidiamo e ci fidiamo, allora si realizza l'amore di Dio. L'altro invito a cui corrispondere un impegno è a riconoscere il Signore. Elisabetta è chiamata a riconoscere che suo figlio è un dono di Dio. Come fa Giovanni, che dal grembo della madre riconosce Gesù nel grembo di Maria, e farà ciò per tutta la vita. Io devo diminuire e lui crescere, dirà Giovanni. Potrebbe essere davvero. Vogliamo davvero crescere, brava gente? Vogliamo diventare delle persone stupende? Facciamo crescere il Signore dentro di noi e facciamo diminuire il nostro io. E lo vogliamo fare per tutta la vita. Questa è la nostra missione, riconoscere Gesù nelle nostre storie, nei nostri lavori quotidiani, perché è lì che Lui ci vuole parlare, nelle nostre gioie, nei nostri abbracci, nel nostro stare in casa. Il Natale, vedete, è soprattutto questo, riconoscere Gesù. Non preoccupiamoci dell'attesa, la nostra speranza prima o poi sarà esaudita, brava gente, la nostra speranza prima o poi sarà esaudita. Ricordiamo, brava gente, la nostra speranza sarà esaudita, Così ci invita Papa Francesco. La Vergine Santa ci aiuti a comprendere che in ogni persona umana c'è l'impronta di Dio, sorgente della vita. Lei, Madre di Dio e Madre nostra, ci renda sempre più consapevoli che nella generazione di un figlio i genitori agiscono come collaboratori di Dio. Bellissimo questo passaggio, una missione veramente sublime che fa di ogni famiglia un santuario della vita e risveglia ogni nascita di un figlio la gioia, lo stupore, la gratitudine. Ecco tre spezie, No, sapete, quando preparate un dolce ci mettete le spezie, così se vogliamo preparare la nostra vita, credo, a Natale, la spezia della gioia, la spezia dello stupore, la spezia della gratitudine. Certo, Giovanni come profeta nasce tardi. L'ultima profezia è già stata presentata. Come discepolo nasce presto. Bisognerà aspettare solo una trentina d'anni, brava gente, Giovanni aspetta 30 anni per indicare, ecco, l'agnello di Dio. In quel momento tutti videro due donne, ma lì erano in quattro: Elisabetta, Maria, Giovanni e Gesù. Quando c'è di mezzo il cielo, i conti non tornano mai. È vero, brava gente, quando c'è di mezzo il cielo, i conti non tornano mai, perché Dio fa conti diversi, Mi fermo qui. Allora, quali sono le tre spezie, per prepararci a questo Natale bene, Voi sentite da voi. Vogliamo essere gioiosi, vogliamo essere grati, vogliamo essere animati dallo stupore. Le tre spezie, brava gente, le scriviamo tutti? Stupore, gratitudine e gioia. Stupore, gratitudine e gioia. Sono le spezie anche della vita, delle relazioni, della famiglia, no? Usiamole. Sono spezie bellissime, usiamole. Le usiamo sì o no? Non sento. Come? Le usiamo. Bene, brava gente, saluto tutti voi.
andiamo avanti forte, una preghiera per il custode di Assisi che so che è stato operato, gli mandiamo un saluto e un abbraccio al padre Marco, e un saluto al Papa che ha fatto gli auguri alla Curia Romana, ai cardinali, ai presidenti, tutti quelli che lavorano per la Chiesa, li vogliamo ricordare, brava gente, che siano dei testimoni, che non tradiscano il grande mistero. Come siamo un po' tutti stupiti da questa vicenda di Rupnik che ci lascia storditi, ma affidiamo davvero tutto alla misericordia di Dio. Bene, allora, mi fermo qui, avanti, forti, 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 brava gente, So che state usando la condivisione, quindi usatela, condivido, siamo oltre 1000, quindi mettete condivido, Chi non arriva la notifica, metta segui con la campanella e vedete che vi arriva. Domani mattina sarò a Rai 1 alle circa le 9, le 9 e un quarto, perché sta a casa, facendo le faccende di casa. Ci vediamo domani mattina sul Rai 1. Gli appuntamenti ormai li conoscete, quali sono? Passate parola, ognuno di voi ha avvisato un amico, sì? Che 24, 25, 26, 27 e 28 su Rai, su quale Rai? Su Rai 3, faremo Betlemme, Nazareth, Gerusalemme, poi Trento, Assisi, Salerno, Napoli, Roma, davvero un grande itinerario, brava gente. La prima puntata credo sarà intorno alle 16, il 24, poi scriverò gli orari, 25 anche intorno alle 16 e poi le altre alle 15:30, il 26, 27 e 28, sempre su Rai 3, quindi intorno alle 3:30 collegatevi che stiamo per arrivare, va bene? 15:30 Rai 3, 24, 25, 26, 27 e 28. E avanti, forti, 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 e poi c'è questa puntata bellissima per chi non va in chiesa, ci va il 25, perché andate in chiesa, mi raccomando, se potete andare, alle 23:30 su Rai 1, il concerto proprio dalla grotta di Betlemme. Va bene? Forti? Fortissimi? Se volete il libro vi do il numero di Alessandro, oppure mi mandate il vostro indirizzo e lo giro ad Alessandro, enzo@buongiornobravagente.it. E un abbraccio davvero a tutti, saluto Luisa che era in pena per la sorella e per le quattro sorelle, Luisa un abbraccione a tutti voi, e poi la cognata che vorrebbe gli auguri per i 97 anni della signora Giovanna Lembo. Giovanna, 97, festeggeremo 100, prepariamoci, ogni bene a te. E avanti, mi raccomando, coraggio. E poi Rosa vorrebbe gli auguri per i suoi 75 anni, un abbraccione forte, Rosa, E avanti, 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 non dimentico niente, forti, e condividete, ok? Buonasera, brava gente, per chi si affaccia domani, buona giornata, brava gente. Le tre spezie, quali sono? Stupore, gratitudine e gioia. Gioia, stupore e gratitudine, Forti, avete scritto? Le mie tre spezie, gioia, stupore e gratitudine, scrivetelo, Va bene? Forti, buona serata, brava gente, buona giornata, brava gente.